Salve a tutti e benvenuti a voi pubblico da casa 7x1, il rotocalco in cui fatti, persone e personaggi vengono raccontati attraverso i migliori servizi della settimana. Grazie a voi pubblico di Merito TV, di Telemelito e Telebova Marina che ci seguite in tanti. Appuntamento ricco questo con la regia del nostro Dario Amodeo. Partiamo subito con un'intervista esclusiva per noi, Emilia Andronico, direttore archeologo della Soprintendenza Archeologica della Calabria, in collegamento per noi per parlare e raccontarvi le ultime scoperte degli scavi di Piazza Garibaldi a Reggio Calabria. Dottoressa Andronaco, buonasera e benvenuta a 7x1. Noi l'abbiamo contattata perché naturalmente lei è funzionario archeologo della Soprintendenza Archeologica della Calabria. Stanno passando le immagini di quello che è questo grandioso scavo di Piazza Garibaldi. Che cosa ci sa dire partendo dal primo saggio che è stato fatto? Dunque, nel primo saggio sono state rinvenute diverse strutture. La più importante è naturalmente quella che ha attirato l'attenzione di tutti e si tratta di un basamento monumentale. Allo stato attuale della ricerca è possibile stabilire, in base alla tecnica di realizzazione, che il basamento sia di epoca romana. Purtroppo mancano dati stratigrafici che ci consentano di collocarlo nel tempo. Ci ripromettiamo di approfondire l'indagine non appena sarà possibile per la situazione del terreno, essendo stato il clima in questo periodo un po' piovoso, si è causata della fanghiglia e quindi non è possibile continuare lo scavo stratigrafico. Appena il terreno sarà abbastanza asciutto, procederemo un po' verso il basso, nello spazio residuo disponibile del saggio, e vedremo di acquisire dati stratigrafici. Dalle immagini che il nostro rotocalco 7x1 sta mandando, stiamo mettendo in evidenza, dottoressa, quelle che sono, diciamo, le indicazioni, 15 metri per 15 per ogni scavo, il secondo, diciamo, lavoro che avete, fatto in questi giorni ha riguardato probabilmente una canalizzazione, la messa in evidenza a 4-5 metri di una canalizzazione, di che cosa? Che cosa ci sa dire? Le immagini Dunque, fanno quello che vedere dei possiamo mattoni. dire, ecco, sicuramente è che è una canaletta realizzata in muratura, precisamente fondo e pareti in conglomerato cementizio, cioè sassi di fiume e frammenti di laterizi, e copertura invece completamente in laterizi integra. Le pareti sono, come ho detto, di conglomerato cementizio, quindi sono legate con malta, la copertura invece è semplicemente appoggiata. Anche in questo caso non abbiamo né il punto di partenza né il punto di arrivo, possiamo solo dire che sembra degradare in direzione del mare, della costa, e quindi possiamo così intuibilmente ritenere che sia una canaletta di scolo di qualche abitazione che fosse nei dintorni, di qualche edificio dei dintorni. Quindi con funzione, ritengo io, di acque reflue, non di adduzione di acque, diciamo, potabili. E dal terzo scavo sappiamo che in queste ore si sta scavando nel terzo saggio che è proprio vicino, prossimo alla statua di Garibaldi, probabilmente il volto visibile, della piazza. Che cosa ci si aspetta? La soprintendenza che aspetta da questo terzo Dunque, importante abbiamo scavo? effettuato a suo tempo nel 2008 dei carotaggi che avevano segnalato proprio le aree degli attuali tre saggi come quelle più ricche di materiale archeologico. I primi due saggi hanno confermato questa presenza. Il primo saggio, come abbiamo detto, in maniera monumentale, molto più ampia, il secondo saggio in maniera più ridotta. Ora dal terzo non siamo ancora arrivati al livello dei primi due, cioè siamo in uno strato di sedime molto fine, di terreno alluvionale, probabilmente di provenienza fluviale, perché contiene pochissimi trovanti, cioè pochissimi frammenti di materiale fluidato dall'alto, e si può pensare che sia frutto dei depositi di un'alluvione fluviale.
Al di sotto di questi depositi, negli altri casi abbiamo trovato il basamento e la canaletta, stavolta ci aspettiamo di trovare qualche altra struttura. È naturalmente impossibile dire quale. Noi ce lo auguriamo, ma io le volevo chiedere anche questo. Lei che cosa avrebbe da dire da funzionario della soprintendenza a tutti i reggini che sono diventati per l'occasione storici dell'arte, archeologi, tutti a dire quello che è lo stato dell'arte di Piazza Garibaldi? Ecco, lei da funzionaria che cosa potrebbe dire ai reggini diventati e divenuti studiosi per un po' di popolarità su questo scavo? Che cosa potrebbe dire? Ma dal punto di vista di funzionario, diciamo che questa pubblicità non ci giova, ecco, non ci giova perché crea un'attenzione spropositata che poi allontana gli enti responsabili dal prendere decisioni ponderate, ecco, si rischia di agire poi sull'onda dell'entusiasmo, sull'onda di quella che è un'opinione pubblica magari montata ad arte da persone che non sono addette ai fatti e che quindi mirano ad enfatizzare, anche laddove non ce ne sarebbe bisogno, l'importanza dei rinvenimenti. Ecco, preferirei che fosse lasciato campo agli addetti ai lavori. E noi in... Un pochino come quando con un'indagine di polizia, insomma, i commissari dicono lasciateci lavorare, insomma, non rilasciano interviste. Sicuramente sì. Io per chiudere questa intervista, sappiamo i suoi 40 anni di attività sul territorio, lei che è una donna siracusana, no? Di origine siciliana, che cosa le ha dato la Calabria e che cosa sogna per questa città, proprio in previsione della sistemazione magari di questi scavi? Allora, la Calabria mi ha dato tanto perché diventare archeologa era il mio sogno di bambina e quindi averlo soddisfatto è stato per me fonte di grande piacere, insomma. Non a caso sono rimasta fino al collocamento obbligatorio per limiti di età, mentre avrei potuto già andare in pensione almeno da un paio d'anni. Quindi sotto questo profilo sono molto soddisfatta, sono anche soddisfatta che chiudo la carriera con questo ritrovamento importante, che è quello del passamento di epoca romana. Certamente mi augurerei che, al di là dei tanti proclami che fanno le nostre amministrazioni pubbliche, ci sia, parlo soprattutto di quelle nazionali, non di quelle locali, ci sia un autentico interesse nei confronti dell'archeologia, che invece viene continuamente smentito dai fatti, perché, come tutti sanno, ora la soprintendenza archeologia cessa di essere autonoma e viene accorpata alla soprintendenza ai monumenti e architettonica, il che significa ovviamente un raddoppio di competenze da parte del soprintendente che non può non avere riflessi negativi sulla tutela. Ecco, poi i finanziamenti sono sempre più ristretti e si mira non a, come dire, non a valorizzare tutte le piccole ma importantissime testimonianze che ci sono sul territorio, ma a finanziare sempre i soliti grandi attrattori culturali. Non a caso ci sono dei finanziamenti che sono proprio specificamente destinati ai cosiddetti grandi attrattori e che quindi tagliano fuori tutto un territorio che è invece cosparso di realtà importanti, ma diciamo poco note, ecco. Bene, dottoressa, 7 per 1 si conclude, si congeda da lei questa settimana, magari faremo un aggiornamento la prossima settimana se ci sono delle nuove. Importanti. Noi dalla redazione la ringraziamo e buon lavoro. E da quel di Piazza Garibaldi di Reggio Calabria passiamo a un altro servizio ed esattamente parliamo del progetto Salviamo Brancaleone Superiore. La presenza dell'assessore Giovanni Loris Leggio, che ha illustrato quelle che sono le novità, i prossimi interventi in questo borgo tanto importante dell'area ionica Regina.
prima giornata del progetto Salviamo Brancaleone Superiore, promossa dalla Proloco di Brancaleone. Un gruppo di volontari e soci hanno iniziato a ripulire alcuni sentieri e avviato la potatura degli alberi. Nel corso dell'iniziativa è giunto sul posto l'assessore alla cultura, istruzione, sport e spettacolo del comune di Brancaleone, Giovanni Loris Leggio, che ha illustrato ai volontari e alla Proloco i prossimi interventi. Leggio ha annunciato che il comune di Brancaleone firmerà un accordo con l'associazione Proloco di Brancaleone e si attiverà la tutela del parco archeologico urbano istituito dalla sovrintendenza dei beni archeologici della Calabria. Il tutto è volto a recuperare questo centro e renderlo fruibile ai turisti e a tutti coloro che amano questo tipo di cultura, perché di cultura si tratta alla fine, oltre che di ambiente. E l'amministrazione è conscia del valore che ha questo borgo e proprio per questo intende intervenire con fondi propri, non con fondi della protezione civile o con fondi nazionali che ancora non sono stati ripartiti purtroppo, e quindi intende intervenire onde evitare che possano in qualche maniera peggiorare la situazione con fondi propri, come succederà anche in altri posti nel paese. Inoltre Carmine Verducci ha dichiarato che prosegue la raccolta fondi da destinare al pronto intervento sui percorsi franati a causa dell'alluvione del 2015, perché vuole creare un percorso di rivitalizzazione del paese mediante idee di recupero a lungo termine. E dopo aver scoperto le bellezze paesaggistiche di Brancaleone Superiore, passiamo a una notizia da Bova Marina. Bova Marina, si è conclusa la stagione del Teatro Don Bosco. Un direttore d'eccellenza, direttore artistico Giacomo Battaglia, ci racconta quella che è stata una entusiasmante esperienza. L'esperienza del teatro a Bova Marina rappresenta sicuramente un fiore all'occhiello per tutta l'area dell'antica Grecia, che ha conosciuto la straordinaria cultura passata che viaggia ancora nel DNA di ogni abitante. Con queste parole il direttore artistico del Teatro Don Bosco, Giacomo Battaglia, ha voluto sintetizzare quanto trascorso in un anno di attività culturale svolta nel cuore dell'area grecanica. È stato un ottimo banco di prova, ha detto Battaglia, ed il plauso principale va ai cittadini che con la loro presenza hanno fatto vivere la struttura, portando con loro esperienze trasferite nel corso delle diverse rappresentazioni e lasciando agli attori il calore tipico di questa nostra terra, bella ed ospitale. Questa terra, ha detto Battaglia, la sento nel cuore come se fosse mia di adozione e con essa condivido valori e sentimenti, così come il grido di riscatto che soprattutto le generazioni nuove portano dentro di sé. L'attività teatrale, se da un lato rappresenta un momento di svago, dall'altro vuole anche essere un motivo di aggregazione e luogo di incontro fra le menti, che insieme possono raggiungere obiettivi comuni, finalizzati al raggiungimento del bene che è tale solo e soltanto nella misura in cui guarda alla collettività e non al personalismo. Il 4 giugno l'attore Giacomo Battaglia sarà ospite insieme al sindaco di Palizzi, Arturo Walter Scerbo, di Moda Movie, per selezionare un cortometraggio che sarà proiettato nella serata conclusiva al Palizzi International Film Festival, di cui Battaglia curerà la direzione artistica della prossima edizione. Corigliano Calabro, quindi nel Cosentino, diventa sede deputata per 15 giorni del 7° incontro regionale degli artisti. La città di Reggio Calabria, Cosenza, Catanzaro e Vibo Valentia si incontrano nello storico Castello Ducale per parlare di quello che è lo stato dell'arte oggi. Un appuntamento che si rinnova per il 7° anno consecutivo è la Messa regionale degli artisti, manifestazione nata 7 anni fa su idea dell'associazione culturale Le Muse, divenuta con il tempo un vero e proprio evento regionale condiviso da associazioni ed esperti d'arte. Una località diversa ogni anno diventa per un giorno capitale dell'arte calabrese. È un punto di riferimento per parlare e discutere all'interno di un convegno e di un momento istituzionale con una solenne celebrazione eucaristica. Tante le sedi che nel tempo hanno ospitato tale giornata, dal complesso monumentale di San Michele di Vibo Valentia alla chiesa del San Giovanni di Catanzaro.
Per il settimo anno l'evento ha trovato grande ospitalità da parte dell'operatrice culturale Anna Lauria, che ha subito accettato l'idea di far divenire per una domenica Corigliano fulcro regionale dell'arte. Presso la sede del castello, domenica 8 maggio alle ore 11, si è tenuto un convegno sul ruolo dell'arte oggi, collegata alla poesia visiva, convegno aperto con l'inaugurazione di una mostra di più di 60 artisti. Alla manifestazione presso il castello ducale di Corigliano hanno preso parte l'assessore alla cultura e pubblica istruzione Tommaso Mingrone, il maestro Antonio Argentino, oltre ai vari esponenti della cultura regionale calabrese. Nel pomeriggio, presso la chiesa di Santa Maria ad Nives di Schiavonea, si è tenuta una solenne celebrazione presieduta da padre Lorenzo Fortugno, parroco dell'antico edificio di culto risalente al 1649. Il presule ha esortato gli artisti a svolgere il loro operato creativo sempre e comunque in relazione alla loro vis creativa, che può condurre sempre a Dio, l'artefix della vita di ognuno di noi. La celebrazione è stata animata dagli artisti uniti delle varie province reggine. Momento elettorale importante per due cittadine dell'area grecanica ed esattamente Rogudi e Bova. Elezioni comunali. Si vota in due comuni dell'area grecanica. A Rogudi il sindaco uscente Agostino Zavettieri si ritira a malincuore dalla vita politica e scendono in campo due candidati alla carica di primo cittadino. Per Paolo Zavettieri con la lista civica Ismia Iarricudi e Mario Maisano con la lista civica Polis per Rogudi. Dunque il 5 giugno il centro grecanico sarà chiamato a eleggere il nuovo sindaco. Numerose le linee guida e i programmi delle due compagini elettorali. Anche i cittadini del comune di Bova saranno chiamati a manifestare la scelta per la guida dell'amministrazione comunale. Nuovamente candidato l'attuale sindaco Santo Casile. La lista è Bova Uniti per il futuro. L'avversario di Casile, candidato a sindaco con Bova Bene di Tutti, è Leo Atulitano, già sindaco dall'anno 1995 al 2001. Ritorniamo in studio con il nostro rotocalco 7x1 e andiamo a Merito Porto Salvo. Si è conclusa la giornata nazionale delle ostetriche con un importante convegno ed esattamente le donne ed i neonati, il cuore dell'ostetrica. E dunque andiamo a vedere e a sentire la presidente del Collegio di Reggio Calabria, Paola Infortuna. Per la giornata internazionale dell'ostetrica 2016, le ostetriche del Collegio di Reggio Calabria hanno organizzato la manifestazione Le donne e i neonati, il cuore dell'ostetrica. L'evento è stato patrocinato dal Comune di Melito Porto Salvo e si è tenuto domenica 8 maggio alle 16.30 presso la sala conferenza in via del Fortino. L'obiettivo dell'incontro è stato promozione del diritto alla salute delle donne e competenze professionali delle ostetriche. I lavori sono stati aperti dalla presidente delle ostetriche del Collegio di Reggio Calabria, Paola Infortuna, che ha dichiarato: l'ostetrica è una guida sostanziale per le mamme, un raggio di sole per la nascita di un bambino. Noi come collegio abbiamo organizzato tre eventi distribuiti sul territorio della nostra provincia. Il giorno 5 l'abbiamo eseguito a Locri, giorno 7 nella parte della Tirrenica a Rizzigoni, oggi nell'area grecanica. Quindi abbiamo cercato di uscire fuori come ostetrica, quindi andare proprio vicino alla cittadinanza e spiegare proprio quelle che sono le competenze dell'ostetrica, le competenze dell'ostetrica consultoriale e anche ospedaliera. Qui nel nostro territorio possiamo dire che c'è una grossa pecca, perché in effetti la nostra provincia di Reggio ne ha 7 consultori e solo Melito ha le ostetriche, quindi 6 consultori a Reggio sono prive di questa figura, quindi pensi un po' la popolazione, quindi che non può usufruire di quella che è la competenza dell'ostetrica, quindi da dare veramente tutta quell'assistenza che ne ha bisogno, anche perché il consultorio che cos'è? È un servizio gratuito all'utenza, noi paghiamo le tasse e come tale la popolazione deve avere i servizi. Lo slogan scelto per l'anno in corso è l'ostetrica per le donne più che mai, che ha la finalità di chiamare l'attenzione pubblica. Nel corso dell'evento è intervenuto il sindaco di Melito Porto Salvo, Giuseppe Salvatore Meduri, che ha affermato: un sincero augurio a tutte le mamme in questo giorno speciale, e l'ostetrica Paola Infortuna insieme al suo gruppo è un punto di riferimento basilare per tutte. Subito dopo il gruppo delle ostetriche ha trattato diverse tematiche legate al mondo femminile
evidenziando come la figura professionale dell'ostetrica riveste sempre più ruoli importanti nell'ambito preventivo, sanitario e riabilitativo, promuovendo al contempo la salute della donna in ogni età. Da La Pira a Don Sturzo ad Alcide De Gasperi, personaggi e politica che ci fanno pensare e ci fanno ricordare come spesso a volte la santità è collegata anche al mondo politico. E tutto questo ce lo ricorda un appuntamento presso la Sala d'Arte Le Muse di Reggio Calabria, dove l'avvocato Agostino Siviglia appunto presenta il suo ultimo libro. Presso la Sala d'Arte di via San Giuseppe 19 a Reggio Calabria si sono conclusi i videodibattiti delle Muse, quest'anno dedicati ai 10 comandamenti, eseguiti da Paola Benavoli, critico cinematografico e referente sezione Cinema Muse. In tale occasione è stato presentato il libro La Santità in Politica, Città del Sole Edizioni, a cura dell'avvocato Agostino Siviglia. Da Sturzo a De Gasperi, passando per La Pira, Dossetti e Moro, nel libro si ripercorre quasi un secolo di storia post-unitaria, incentrando l'attenzione su alcune fra le figure più rappresentative del cattolicesimo politico italiano. Inoltre, il testo contiene in particolare le testimonianze dirette della signora Maria Romana De Gasperi, figlia di Alcide De Gasperi, di Don Giuseppe Dossetti Junior, nipote del Giuseppe Dossetti politico, di Marco Follini, segretario dei Giovani della Democrazia Cristiana fra il 77 ed il 78, che ha raccontato la sua esperienza al fianco di Aldo Moro, visto con gli occhi di un giovane che in quegli anni cominciava il suo impegno politico. Al microfono per noi l'avvocato Agostino Siviglia. Perché c'era bisogno di recuperare il valore e il senso proprio dell'impegno politico e sociale. È un libro che ripercorre la storia post-unitaria incentrandosi principalmente sulle figure più rappresentative del cattolicesimo politico italiano, da Sturzo a De Gasperi alla Pira fino ad Aldo Moro. Ma è un libro che ha senso solo se si guarda in maniera contemporanea, cioè come uno strumento che è utile per vivere nel presente e soprattutto fondamentale per guardare con speranza al futuro. I protagonisti di questo volume in realtà sono persone che hanno speso la loro intera esistenza al servizio del bene comune e oggi c'è bisogno di persone che interpretino l'impegno politico in maniera autentica, cioè come servizio. Quindi la santità in politica, che è un titolo apparentemente provocatorio, in realtà non è nient'altro che l'impegno al servizio del bene comune. Peraltro c'è una straordinaria definizione di Nelson Mandela di santità che ci accomuna un po' tutti. Lui diceva sempre: io non sono un santo, a meno che per santo non si intenda un peccatore che continua a provarci. Ecco, in questo senso io credo che noi dobbiamo sentirci peccatori che continuano a provarci, riconoscere la nostra inadeguatezza in tante circostanze, ma nello stesso tempo la possibilità di essere luce per tanti attraverso la testimonianza più che attraverso le parole. Questo libro è comunque il frutto di una raccolta di conversazioni che abbiamo tenuto per circa 3 anni con il circolo Pier Giorgio Frassati e che in realtà è il frutto, ecco, di un lavoro di squadra insieme a me e gli altri ragazzi del direttivo, in particolare Andrea Canale, Rocco Iannò e Francesco Lia, oltre al nostro consulente spirituale, il sacerdote Don Piero Catalano, hanno contribuito in questi anni all'organizzazione delle conversazioni e poi anche alla stesura di questo volume. Quindi è un lavoro di squadra, un lavoro di gruppo che trasmette in realtà quelle che sono appunto le testimonianze, peraltro raccontateci da testimoni diretti, oltre che da studiosi, giornalisti, religiosi, rappresentanti dell'azione cattolica, locale e nazionale. Penso in particolare alle testimonianze dirette della figlia di Alcide De Gasperi, la signora Maria Romana De Gasperi, o a quella del nipote di Benedetto Croce, il professore Piero Craveri, o agli aneddoti gustosissimi raccontati da Marco Follini, che è stato senatore, vicepresidente del Consiglio, su Aldo Moro, in quanto lui era il giovane della Democrazia Cristiana, voluto proprio da Aldo Moro a guidare i giovani della DC del tempo. O al nipote di Don Giuseppe Dossetti Junior, che è sacerdote anche lui, che è impegnato a Reggio Emilia nel campo sociale, che ci ha raccontato anche degli aneddoti molto particolari sulla figura dello zio, una figura poliedrica e complessa, costituente, giovane politico, teologo, poi addirittura monaco ritiratosi dalla vita pubblica. Quindi io penso che sia una ricchezza questo volume e che sia una ricchezza proprio perché deve essere visto come la base sulla quale fondare l'impegno nell'oggi della storia, perché la santità, come Cristo, non ha tempo
e in ogni tempo deve essere rinnovata nell'impegno al servizio del bene comune. Ed inoltre l'intervento del critico Paola Abenavoli. Si concludono questa sera i videodibattiti, siamo arrivati al secondo anno e devo dire che è stato un anno molto interessante, molto coinvolgente, il pubblico delle Muse ha risposto veramente molto bene a questa iniziativa come lo scorso anno. Quest'anno abbiamo dedicato questi incontri all'analisi attraverso i film dei 10 comandamenti, mentre lo scorso anno eravamo dedicati ai vizi capitali. Ogni mese abbiamo analizzato uno o più comandamenti, sempre attraverso l'arte cinematografica, cioè come il linguaggio cinematografico ha preso in esame i comandamenti. E ogni mese è stato ospite anche un opinion leader che ha contribuito con i suoi interventi a analizzare questi aspetti anche da differenti punti di vista. È stata un'iniziativa veramente molto interessante, le Muse come sempre offrono la possibilità di parlare di arte a 360 gradi, coinvolgendo sempre di più la cittadinanza, quindi un'esperienza bellissima di cui ringrazio sia l'associazione sia chiaramente il Presidente. Hanno partecipato alla presentazione tutti gli opinion leader che hanno animato i videodibattiti dal mese di ottobre ad aprile, tra cui ricordiamo Stefania Basile, presidente FIDAPA di Villa San Giovanni, Antonella Macheda, referente Antes Scuola, Bruna Siviglia, presidente FIDAPA di Reggio Calabria, Concetto Siciliano, direttore scientifico dell'Istituto Italiano Anticorruzione, ed Antonio Fazio, presidente dell'associazione Cosimo Fazio. Da questa parte del mare per un futuro giusto è l'ultimo appuntamento che si è tenuto per Slow Food Calabria in quella di Nocera Terinese in provincia di Catanzaro. Tanti argomenti e in particolare Nicola Fiorita ha così illustrato quello che sarà il programma e la nuova frontiera di Slow Food Calabria. Nell'ambito dell'assemblea annuale dei soci Slow Food Calabria, tenutasi nei giorni scorsi a Nocera Terinese, in provincia di Catanzaro, si sono tracciati gli aspetti positivi delle attività svolte nel corso del 2015. Nella riunione è stato approvato il bilancio e la scelta del luogo in cui si terrà la festa regionale Slow Food Calabria nel mese di settembre. Per l'occasione è stata scelta la città di Castrovillari, in provincia di Cosenza. Nel corso dell'incontro, il presidente della Slow Food Calabria, Nicola Fiorita, ha illustrato ai soci la nuova frontiera della Slow Food dal titolo Da questa parte del mare per un futuro giusto, ideata dal presidente nazionale Carlo Petrini, e in merito a questo ha dichiarato: solleciterò la mia condotta di riferimento, Catanzaro, e ogni condotta perché partecipi al programma Da questa parte del mare per un futuro giusto. Inoltre Slow Food ha compiuto 30 anni ed ora la nostra scommessa è quella di riuscire a parlare al consumatore medio. Questo significa avere maggiori presidi, soci, cuochi e alleanze. Sicuramente è un rischio, ma bisogna fare qualcosa in più. A conclusione dell'assemblea è seguito il pranzo con i 5 cuochi dell'alleanza e il mercatino dei produttori. Gentile pubblico, vi ringraziamo per essere stati con noi, grazie per seguire sempre di più numerosi 7 per 1, ci congediamo ancora una volta di qua e là nel palinsesto di Melito TV, canale 817 del digitale terrestre, Tele Melito e Tele Bova Marina. L'appuntamento è alla prossima settimana con la collega Francesca Martino. Arrivederci.